Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video recensione. Oggi parleremo in dettaglio della nuova palette di Nabla, cioè la Soul Blooming. Scusate se il mio aspetto non è proprio il massimo, ma sono letteralmente tornata da Milano 10 minuti fa e sto girando questo video perché lo devo caricare domani, cioè quindi sto girando questo video ieri rispetto a quando lo vedete voi. Se volete sapere cosa sono andata a fare a Milano e credetemi, ho fatto delle cosine interessanti, vi lascio il vlog che è uscito ieri, cliccabile qui sopra. Quindi, siccome sono stata sul treno, è da stamattina che sto fuori, il mio trucco è andato un po' via, insomma, non è perfetto. Oggi parleremo della nuova palette di Nabla e metteremo a confronto gli ombretti qui dentro con quelli della loro precedente palette, perché alcuni sembrano davvero molto molto simili e so che tanti se lo stanno chiedendo. Tanti non la stanno comprando perché la reputano troppo simile alla Dreamy Shadow. Le metteremo a confronto, faremo una piccola battaglia e vedremo se davvero gli ombretti sono così simili come sembrano. Il prezzo di questa nuova palette è esattamente lo stesso della precedente, cioè 35,90 sul sito di Nabla. Gli ombretti all'interno sono dello stesso formato e sono dello stesso numero della palette precedente. Il packaging è identico a livello di struttura, a livello di disegno ovviamente è diverso e devo dire che è davvero carina. Nabla ci sa davvero fare con il packaging, secondo me. In questo video non vi faccio vedere un tutorial realizzato con questa palette perché già vi ho fatto il video con due tutorial diversi utilizzando questa palette. Se volete vedere i look che ho realizzato, uno più carico, uno più naturale, vi lascio il video direttamente qui, così c'è tutto quanto in dettaglio quello che ho utilizzato per realizzare quel look. Iniziamo vedendo gli swatches. Partiamo dalla prima fila, troviamo Honey Drip, Gea, Chamomile, Bolero. Sulla seconda fila invece abbiamo Middle Karma, Garden Gate, Climbing Rose, Garçon. Sull'ultima fila troviamo Anemone, Flowery, Philosophy e Caravaggio. A livello di finish troviamo 6 ombretti opachi, poi ci sono 5 ombretti luminosi e leggermente glitterati, ad esempio Philosophy è abbastanza glitterato paragonato magari a un Climbing Rose, e troviamo un ombretto che è come se fosse quasi non un glitter, è strano, è molto granuloso come ombretto e come consistenza è identico al viola che sarebbe Delirium nella Dreamy Eyeshadow. A me personalmente questa consistenza di ombretto non piace molto, se la volete utilizzare vi consiglio di metterla con una base magari per glitter sotto o comunque con una base alla quale l'ombretto può attaccare. Applicati questi tipi di ombretti con le dita, non con il pennello, perché con il pennello rischiate che ci sia del fallout, con il dito è più facile andarli a pressare e appunto avere meno fallout. A livello di qualità di ombretti, Nabla sta facendo un lavoro spettacolare, ragazzi. Entrambe le palette sono bellissime, cioè nulla da dire sulla qualità degli ombretti. Durano tutto quanto il giorno, si sfumano benissimo, sono super pigmentati, si applicano benissimo sia con il dito sia con il pennello. L'unica cosa che devo dirvi è valutate se per voi è un pro o è un contro. Gli ombretti, anche gli opachi, sono molto 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 pigmentati. Quindi, soprattutto se siete alle prime armi, risultano più difficili da gestire, nel senso che se prendete troppo prodotto sul pennello rischiate di fare delle macchie incredibili. Dovete leggerissimamente appoggiare il pennello, battere via l'eccesso e quella è la quantità giusta. Cioè, questi ombretti sono super scriventi e vi ripeto, magari se siete alle prime armi è un po' difficile gestirli, però se già sapete come creare la sfumatura sono davvero degli ombretti bellissimi perché si sfumano in un secondo, non dovete stare lì 3 ore a cercare di unire tutti i colori, a cercare di non fare delle macchie, cioè fanno il lavoro da soli. Li mettete avanti e indietro 10 secondi e avete una sfumatura perfetta. Questo colore che è Chamomile, quando ho fatto il tutorial ho pronunciato male praticamente tutti gli ombretti che ho utilizzato. Questo qui l'avevo detto Chamomile, invece si dice Chamomile, sono andata a cercarmi. Ragazzi, mi sta andando via la voce. Sono andata a cercarmi le pronunce su Google Traduttore così non posso sbagliare. E questo qui, la C, è tipo francese, cioè garçon. Invece avevo detto garcon perché non avevo visto che c'era un trattino sotto la C. Comunque, Chamomile è un colore carinissimo per quando volete realizzare un look molto molto naturale. È un colore quasi impercettibile che però dà una leggerissima definizione alla piega dell'occhio. Per quanto riguarda gli altri ombretti, ad eccezione di Honey Drip,
credo si applichino tutti benissimo. L'unica cosa che devo dirvi è che Philosophy secondo me si applica meglio con il dito che con il pennello. Gli altri li potete applicare come volete, a mio parere, però Philosophy è leggermente più glitterato come colore, è quello che ho anche oggi sulla palpebra mobile, anche se non so quanto ne sia rimasto, visto che appunto, vi ripeto, ho dormito sul treno. E se lo applicate con il pennello rischiate di far volare un po' in giro i glitter, invece con il dito si applica davvero benissimo. Se anche questo lo applicate con una base in crema sotto o con una colla per glitter, l'effetto sarà molto più intenso di quello che potete avere così applicandolo, tamponandolo con il dito. Per quanto riguarda la selezione colori, ho letto sulla pagina Instagram di Nabla, sotto al post nel quale hanno svelato la selezione colori, che le persone non erano in generale tanto convinte di alcuni ombretti. Uno, perché se li sarebbero aspettati diversi, e due, perché molti ombretti sembrano molto simili rispetto a quelli che c'erano già nella Dreamy Eyeshadow Palette. Quindi andremo, io in parte sono d'accordo, cioè come tonalità diciamo che non si discostano poi così tanto. Ad esempio secondo me avrebbero potuto mettere un marrone più scuro oppure mettere un viola più scuro. Se io ho già questa, ho già un marrone scuro e non me ne serve un altro, anche se poi in realtà credo sarà diverso, ora li swatchiamo vicini e vediamo. Secondo me avrebbero potuto fare un lavoro leggermente migliore con la selezione colori, però se ad esempio non avete questa va benissimo prendere la Soul Blooming. Adesso li mettiamo a confronto e vediamo tra un secondo se le mie idee cambiano o rimangono uguali. Ho messo a confronto questo colore dalla Dreamy che è Sistina e poi questo qui che è Bolero e Gea. Questi due sono della Soul Blooming. Come vedete questo è molto diverso rispetto a Sistina. Questi due dalla camera, non so se li vedete simili, sono della stessa tonalità, soltanto che questo è più scuro, intenso, questo è leggermente più chiaro. Però sostanzialmente diciamo che si avvicinano, cioè non sono degli ombretti completamente diversi. I colori si assomigliano, anche se come intensità di colore poi sono diversi. Ora vediamo a confronto questo qui che è Illusion dalla Dreamy e quest'altro che è Middle Karma dalla Soul Blooming. Come vedete anche questi sono diversi, ma poi sostanzialmente diciamo che hanno un sottotono molto simile, cioè hanno un sottotono freddo leggermente rosato. Questo qui della Soul Blooming è più rosato rispetto a quest'altro che è più grigietto. Personalmente avrei preferito che magari uno fosse rosato e un altro fosse più caldo arancione, in modo da avere due colori di transizione molto diversi tra di loro. Questi qui, vi ripeto, sono diversi come colore, però hanno comunque un sottotono abbastanza simile. Comunque ragazzi, posso dirvi che fare degli swatches di alcune palette è un inferno, fare gli swatches delle palette di Nabla è quasi un piacere, cioè sono qualcosa di fantastico. Io vorrei fare un applauso al laboratorio che li crea, alle persone che hanno optato per questa formulazione, perché sono davvero pazzeschi. Se non li avete mai provati, dovete assolutamente provarli. Qui vi ho messo a confronto un po' di ombretti, due che possono sembrare molto simili nella cialdina, ma che poi realmente sono molto diversi. Sono questi due. Il primo è Metal Cupid dalla Dreamy. Il secondo è Climbing Rose dalla Soul Blooming. Nella cialdina sembrano abbastanza simili, ma swatchati sono completamente diversi, anche se ancora una volta sono entrambi a base rosata. Però come colori sono davvero molto molto diversi. Vi ho voluto swatchare anche questi altri due vicini. Questo qui è Rose Gold dalla Dreamy e quest'altro invece è Garçon dalla Soul Blooming. Così potete vedere che sono degli ombretti molto diversi tutti e quattro tra di loro. Non so se questi due possono sembrare simili dalla camera, ma in realtà Garçon è a base marrone, invece questo qui che è Metal Cupid è a base rossastra rosa, quindi vi assicuro che sono molto diversi, anche se magari li vedete simili nel video. Ora vediamo a confronto Dogma dalla Dreamy Eyeshadow, che è un marrone a base fredda, e Caravaggio dalla Soul Blooming, che è un marrone a base violetta, sempre fredda, ma contiene più viola rispetto a Dogma. Anche questi, come i due marroncini di transizione, vedete che si assomigliano ma sono diversi, cioè sicuramente non sono lo stesso colore.
però diciamo che come sottotono e come intensità di colore più o meno sono simili. Sicuramente avrei preferito se avessero inserito un colore completamente diverso, cioè, vi ripeto, un viola scuro, un nero, qualsiasi altro colore. Secondo me così sono davvero troppo simili, cioè questi due sono gli unici colori della palette che si assomigliano davvero davvero tanto. Secondo me avrebbero potuto inserire un colore diverso. L'ultimo colore che voglio mettere a confronto è Garden Gate dalla palette Soul Blooming e Alchemy, cioè questo colore qui e Alchemy. Quando li ho visti, cioè quando ho visto in realtà questa palette, ho pensato che questo colore fosse davvero molto molto simile ad Alchemy, che è uno degli ombretti punta di Nabla. Quindi ovviamente li andiamo a swatchare. Vi dirò, ragazzi, sono molto simili, ma in realtà non identici. Cioè, questo qui è Alchemy, vedete che ha una base più scura e dei riflessi anche più verdini. Quest'altro ha una base lilla e dei riflessi lo stesso sul rosa, lilla, violetto. Sono molto simili, sono entrambi duochrome e riflettono cioè diversi colori di luce, però vedete che non sono identici. Quindi, in definitiva, che cosa ne penso di questa palette? È bella? Sì, assolutamente sì, ragazzi. Penso le stesse identiche cose della Dreamy e Shadow. Secondo me entrambe le palette, oggi parliamo di questa ovviamente, però entrambe le palette hanno una qualità pazzesca, dei colori stupendi, si applicano benissimo, sono fantastiche. Ve la consiglio assolutamente sì. Valutate voi per la selezione colori se vi piace o meno, se avete qualcosa di simile e non volete acquistarla, ma questo penso che lo facciate sempre quando acquistate qualcosa, cioè vedete già se magari avete qualcosa di troppo simile e non l'acquistate. Però oltre a questo, penso sia una palette molto molto carina, contiene dei violetti rosati, quindi se vi piacciono dei colori magari arancioni, molto caldi, questa palette non fa per voi, però se andate sui violetti rosati, credo sia una palette molto carina, sicuramente la utilizzerò un sacco perché ci sono bei colori di transizione e bei colori da applicare sulla palpebra mobile. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, spero che non verrà fuori troppo lunga. Comunque vi mando un grandissimo bacio, ricordatevi di spolliciare e iscrivervi al canale, ci vediamo prestissimo nel nuovo video. Ciao!